Fanno vabbè. Cazzo da film. Venta! Dai Mino! Dai! Bravo! 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 Ma ci manca, dai. Guarda, non può mancare nessuno. Nessuno. Detto. Porco oggi. Ci vuole basta, ci vuole basta. Sì, a parte ecco il risultato che comunque credo che poi nell'arco di queste due partite l'abbiamo meritato, perché sia all'andata che al ritorno comunque credo che abbiamo dimostrato, a parte questo, ma io l'ho detto anche domenica dopo la partita, che abbiamo perso malamente ma giustamente. Il nostro percorso è lungo, è normale che in questo periodo ci possano essere alti e bassi, ci saranno altre sconfitte, speriamo meno possibile, come oggi è andata bene. Io credo che per noi il Ciabino il lavoro, c'è tanto lavoro da fare, sicuramente c'è da crescere come squadre, soprattutto in un campionato che dopo la partita ecco di Fossombrone domenica mi dà sempre più la sicurezza che è un campionato dove comunque le squadre corrono, ci sono dei giovani e degli elementi importanti e sono organizzate le squadre. Quindi io, per me è importante il campionato, ripeto, mi fa piacere aver passato il turno, mi fa piacere che in queste due partite è andata bene, però quello che a me interessa è che comunque la crescita della squadra, c'è da recuperare qualche infortunato che è importante, oggi ne mancavano anche quattro, quindi ripeto, nessuno ti regala niente, quindi per noi e credo anche per il Ciabino c'è un lavoro lungo da fare, speriamo ecco di migliorarci partita dopo partita. Il Porto Vasco ci è sembrato una squadra molto quadrata e che può dire la sua nel corso di questo campionato. Quali sono gli obiettivi
prefissati del Porto d'Ascoli? Ma gli obiettivi sono quelli della società, che comunque non abbiamo questa cosa di dire vincere il campionato. Io non mi do mano obiettivo, comunque il mio obiettivo principale è quello comunque di far crescere la squadra, se ci riesco, soprattutto di valorizzare qualche giovane, perché comunque sono categorie dove i giovani possono giocare e, per come la vedo io, devono giocare, e questo è il mio obiettivo. Poi è normale che devi avere vicino alla società che comunque ti permette di fare questo tipo di lavoro, sapendo che comunque la crescita dei giovani non è facile, ci possono essere alti e bassi, quindi il nostro obiettivo è quello, la crescita dei giovani, fare un campionato, il primo obiettivo è quello della salvezza, il secondo potrebbe essere quello dei playoff e il terzo è quello di mirare al massimo. Però ecco, ripeto, sono voli proprio che non stiamo letteralmente a pensarci in questo momento. In questo momento c'è da pensare alla partita prossima, che è sempre quella più difficile. Palla inattiva e uno su un rinvio di un portiere di 80 metri è dura da digerire, perché poi magari noi proviamo a giocare, proviamo a fare calcio, però poi se non stiamo attenti su queste palle inattive, poi sappiamo che nel calcio la percentuale dei gol vengono soprattutto da queste palle inattive, quindi dobbiamo migliorare. Quindi è dura commentare un 4-2 così, perché effettivamente eravamo anche partiti bene noi. Però ripeto, dobbiamo metterci più cattiveria e più attenzione su queste cose. Anche perché il gioco alla lunga paga. Poi però, se oltre al gioco ci mettiamo la cattiveria e l'attenzione, quando non abbiamo palla, secondo me poi diventiamo una squadra forte. Però senza queste cose che ho detto sarà dura, perché poi gli altri, no, con un cross, con una punizione, poi ci fanno subito gol. Quindi dobbiamo migliorare, c'è tempo, però lo dobbiamo fare, perché poi abbiamo giocatori di esperienza, abbiamo un gruppo valido e sono convinto che poi questi piccoli difetti che abbiamo li elimineremo. Ultime due domande, allora: come sta Fabi Cannella dopo l'infortunio, e per quanto riguarda la trasferta, come vede il Monte Giorgio? Ma no, di Matteo non so ancora niente, so che sta in ospedale, quindi spero che non sia nulla di grave, ma mi dicono che c'è un problema al ginocchio, purtroppo. Poi Monte Giorgio è una partita difficile, siamo all'inizio, quindi sappiamo di incontrare una squadra forte, però io sono convinto che se noi eliminiamo i nostri piccoli difetti diventiamo una squadra dura per tutti da affrontare.